Ciao, benvenuti nel mio podcasting stagione 9. Vi racconterò le bloggate che sui miei blog hanno avuto più successo. Fate riferimento ai blog Mia Fantascienza, Mio Radar e Paleocontatto. Ciao. Ciao, benvenuti a un'altra puntata di Mio Podcasting. Stagione 9, episodio 101. Questa puntata parleremo, diciamo, di una bloggata di Mio Radar, il link lo trovate in descrizione di questo file, intitolato Tutti i cazzi del vaccino AstraZeneca. È una praticamente bloggata che, se siete interessati, racconta l'excursus e la introduzione del vaccino AstraZeneca, da quando fu iniziato praticamente ad avere affluire informazioni successivamente, quindi la fase di quando la prima sperimentazione di AstraZeneca andò a finire male e fu, diciamo, la ditta AstraZeneca ebbe a rifare i test successivi per poter validare il vaccino. E successivamente incominciarono a fluire informazioni successive sul praticamente sul vaccino e nel suo uso. Li trovate raccolte in questa bloggata, in cui in questa appunto breve bloggata tutti i links sono fonti pulite, quindi fonti non inquinate. Questa non è una cosa marginale in raffronto a quello che nel frattempo succedeva. Troverete dei brevi commenti su tutta la massa di propaganda, in sintesi, tutta la massa di propaganda che i mass media hanno rifilato, cioè invece di star dietro i fatti, di guardare che cosa succedeva in Italia, che cosa accadeva, quali erano i fatti rilevanti che accadevano, che cosa accadeva nel mondo, nella situazione dell'epidemia Covid. I mass media continuavano a rincorrere le varie dichiarazioni a cazzo di cane dei politici, ma le dichiarazioni non sono fatti, i commenti non sono fatti, e quindi di conseguenza ebbero a nascondere, quindi una omissione completa di tutta una serie di fatti che invece si potevano ritrovare solo in internet. Quindi che cosa vi posso dire? Vediamo un po', se siete interessati cliccatevi e andate a leggere la mia bloggata, che incomincia con il fatto sul perché io boccio tutta una serie di fonti inquinate, perché questa serie di fonti nell'estate del 2020 tutti i mass media ebbero a celare all'ignaro popolo bue italiano l'esistenza di una feroce seconda ondata nel 2020. L'informazione che era stata data dal professor Ricciardi, dal professor Crisanti, dal professor Galli furono occultate dai mass media e furono spacciate tutta una serie di informazioni completamente false, negando l'esistenza nell'autunno e inverno del 2020 di un'imminente ondata, quindi non facendo emergere il rischio e spingendo per la creazione per la peggiore emersione del contesto possibile. Per questa ragione io ho bocciato tutta una serie di fonti che io ignoro. Ritornando a bomba sulla bloggata tutti i cazzi del vaccino AstraZeneca, che cosa vi posso dire? Ecco, mentre i mass media italiani, invece di seguire l'epidemia che oziava su altissimi livelli di contagio, che in scala logaritmica non si schiodava da un valore di più 10 nel primi mesi del primo trimestre del 2021, i mass media italiani non seguivano proprio che cosa accadeva nel mondo in termini di epidemia Covid, ma erano ripiegati a spacciare notizie schermo sulla crisi del governo Conte, fatto cadere da Renzi, sull'avventura dell'esploratore Fico, sul silenzio di Draghi nella formazione del governo, sui vaccini che non arrivavano e delle cattive multinazionali, omettendo però di dire che i contratti di merda erano stati stipulati dalla UE con persone incompetenti. Appunto,
mentre i mass media si chiedevano ad esempio come mai l'ex presidente del Consiglio, quando il ministro Speranza, il ministro delle attività produttive Patuanelli, Movimento 5 Stelle, come mai non avessero mosso un dito nel dicembre 2020 per portare in Italia almeno una licenza di produzione di vaccino del Moderna, del Johnson & Johnson oppure di AstraZeneca, ecco. Domande di questo tipo che erano obiettivamente lecite, perché nel primo trimestre 2021 non arrivavano vaccini in Italia. Ecco, invece di fare queste lecite domande, i mass media ricoprivano il povero telegonzo con una serie di informazioni appunto a pipero. Le prime informazioni sul vaccino, sui vaccini cominciarono ad arrivare intorno a febbraio, in cui Pfizer assembrava meno potente sulla variante B1351, mentre AstraZeneca, Novavax, Johnson & Johnson sembravano poco efficaci sulla variante B1351 quanto su altre varianti. Poi ci fu un articolo estremamente importante di Bloomberg, pubblicato il 17 febbraio del 2021, che diceva che il vaccino AstraZeneca sarebbe stato abbandonato in Europa al crescere delle varianti Covid, che nella sua efficacia in termini di protezione sulle varianti era molto ridotta. Nature, 19 febbraio del 2021, pubblicava che AstraZeneca non era così efficiente come invece erano Pfizer e Moderna nel ridurre la carica batterica dei vaccinati, qualora in caso i vaccinati si beccassero il Covid in forma asintomatica. Il 21 di febbraio del 2021 la NBC pubblicava un articolo su La lezione dal Sudafrica: le varianti possono rendere inefficace l'attuale generazione di vaccini. Una sirena di allarme pubblicata il 21 di febbraio 2021, che alla luce dei fatti del dicembre del 2021 pare profetica, però ignorata completamente da tutti i mass media italiani. Infatti, mentre i mass media italiani non seguivano l'epidemia, che appunto continuava ad oziare su livelli altissimi, erano impiegati al potere spacciando notizie schermo. Ebbero a strascicare i coglioni del telegonzo italiano sulla conferenza di Renzi dai sauditi, i programmi di approfondimento alla mentuccia, del cazzo alla mentuccia. Misero in croce il professor Galli perché aveva detto che non c'erano varianti Covid in Italia, ma poi una settimana dopo la realtà diede ampia ragione al professor Galli, mentre l'ospedale l'aveva smentito meno di una settimana fa, finendo poi per fare una figura cascina l'ospedale. Poi i mass media parlavano di vaccini che non arrivavano in Italia perché le cattivissime multinazionali vendevano le dosi di vaccino AstraZeneca al mercato nero. Ecco, tutte balle, erano probabilmente tutte balle, perché le dosi che si trovavano sul mercato erano quelle del Sudafrica, della Svizzera e di altri paesi che incominciavano a mettere da parte il vaccino AstraZeneca. Quindi i lotti di produzione di AstraZeneca destinati al Sudafrica e destinati ad esempio in Svizzera e anche in Nigeria non arrivarono mai in queste aree, perché praticamente già c'erano varianti che avevano bucato AstraZeneca. Quindi questi lotti di produzione di AstraZeneca, che avrebbero dovuto arrivare a questi stati, furono reintrodotti in Europa, oppure gli stock di vaccini di AstraZeneca, che erano già stati consegnati al Sudafrica, alla Svizzera, alla Nigeria, non furono somministrate alla popolazione perché i virus locali del Covid già bucavano AstraZeneca. Quindi questi stock erano come praticamente inutili, come dare del placebo alla popolazione, e questi stati li rivendevano sul mercato. Ragione per cui, ecco perché si trovavano ai primi di febbraio, nel mese di febbraio, delle dosi di vaccino AstraZeneca che non provenivano dal mercato nero, erano semplicemente le dosi del Sudafrica, della Svizzera, della Nigeria, che erano in questi paesi, e questi paesi si liberavano di questo vaccino perché a loro non serviva, dato che dovevano combattere dei Covid che avevano già bucato AstraZeneca. Ma queste informazioni non arrivarono mai ai telegonzi italiani,
perché si doveva narrare la fiaba che Big Pharma era cattiva e vendeva sotto banco per proteggere il ministro Speranza. Ecco, altre cose che potete perle di merda spacciate dai mass media che potete trovare breve riassunte e smentite sulla serie relative di fatti, c'è la roba relativamente, diciamo, all'efficacia di AstraZeneca e al costo. Quanto costavano i vaccini? Ecco, ve lo dico, AstraZeneca aveva un prezzo di 1,78 euro a dose, Johnson & Johnson nel 2021 costava 6,92 euro, Sanofi GSK costava 7,56 euro, CureVac costava 10 euro, che poi però non arrivò mai sul mercato perché era inefficace questo vaccino. Pfizer BioNTech costava 12 euro, Moderna 18 euro, e quindi possiamo esporre una serie di fatti su cui è possibile, diciamo, inferire una serie di informazioni utili mai giunte ai telegonzi e agli italiani. Fatto numero uno: in USA, in Israele, in Svizzera, in Olanda, in Sudafrica, in Brasile, in Irlanda, in Norvegia, in Danimarca, in Francia, ecco, non usavano oppure avevano sospeso il vaccino AstraZeneca. Domanda: erano tutti degli stupidi? Fatto numero 2, sto parlando sempre dei primi 6 mesi del 2021. In Australia gli scienziati spingevano per non usare il vaccino AstraZeneca perché era incapace di garantire immunità di gregge. Gli australiani erano tutti degli stupidi? Fatto numero 3, AstraZeneca era inefficace contro la variante Covid sudafricana e contro la variante Covid nigeriana. E l'Italia confina a sud anche con l'Africa, ma l'Italia non confina con il Brasile. Fatto numero 4, AstraZeneca non bloccava il contagio, i vaccinati potevano aspergere il virus in modalità asintomatica e o parasintomatica. Fatto numero 5, come mai Mattarella si era sparato in vena Moderna da 18 euro a dose, nonostante AstraZeneca da 1,72 euro fosse per gli over 75? Ma Mattarella la AstraZeneca non se l'è presa, come mai? Fatto numero 6, ecco, il vaccino AstraZeneca era stato ordinato in massa dal ministro Speranza, lo stesso ministro Speranza che fu torchiato ben due volte dalla magistratura di Bergamo per il problema della procurata epidemia intorno a Bergamo, le zone di Nembro e Alzano. L'inchiesta della magistratura era aperta ed è tuttora aperta contro ignoti, però c'è il maggiore sospettato indubbiamente è il governo Conte 2. Ecco, forse anche per questo all'epoca era il caso di sospendere per prudente il vaccino AstraZeneca, tanto perorato da Speranza, dato che mezzo mondo non usava AstraZeneca e l'altra metà del mondo ne stava rapidamente sospendendo l'uso in quanto incapace di arginare e contenere le varianti Covid. Fatto numero 7, in Gran Bretagna, dopo l'apertura suicida, ragionando sul governo Johnson, di delirante immunità di gregge per autocontagio, che però all'epoca gli espertoni e incluso Johnson ignoravano che i coronavirus mutavano, sapevo io che non sapevo nulla e che non ero nemmeno un epidemiologo, loro che erano epidemiologi invece questa cosa la ignoravano. Ecco, il popolo inglese se lo sono dovuto puppare per disperazione il vaccino AstraZeneca perché il paese, la Gran Bretagna, era caduto dentro un suscito di masta con cataste di morte Covid e fu fatta sulla pelle degli inglesi la sperimentazione di AstraZeneca in spregio a tutti i protocolli scientifici di ricerca che erano già stati effettuati modificando le dosi rispetto a quanto era stato testato precedentemente. Quindi anche i britannici ebbero i loro effetti negativi inferiori però alle cataste di morte Covid. Fatto numero 8, AstraZeneca, appunto vi ho detto, aveva un prezzo di 1,78 euro a dose, Johnson & Johnson 6,92 a dose, Sanofi GSK 7,56 euro, non entrò mai in produzione in quanto inefficace,
CureVac, anche questo non entrò mai in produzione perché, anche se costava 10 euro, era inefficace contro le varianti. Pfizer BioNTech 12 euro, Moderna 18 euro. Ecco, AstraZeneca aveva un prezzo di 1,78 euro. Fu il terzo vaccino arrivato sul mercato dopo i costosissimi Pfizer e Moderna, che erano però vaccini ad mRNA, che però avevano il vantaggio di poter essere rapidamente aggiornati per combattere le varianti Covid rispetto al vaccino classico AstraZeneca. Domanda: pezzo stracciato di AstraZeneca a 1,78 euro avrebbe dovuto mettere fuori mercato tutti gli altri vaccini non ancora in fase 3 che erano concorrenti per AstraZeneca, ma questo non è accaduto. Le aziende farmaceutiche avrebbero dovuto chiedere appunto le licenze di AstraZeneca per produrre AstraZeneca, e pagando pochi centesimi di royalties a dose, per cui il prezzo di AstraZeneca prodotto da altre industrie farmaceutiche sarebbe stato poco diverso da una produzione in fabbrica di AstraZeneca. Ma tutto questo non è accaduto. Le industrie farmaceutiche non stopparono i propri progetti di vaccino dopo l'uscita sul mercato di AstraZeneca, anzi Johnson & Johnson ebbe a riattivare lo studio che era stato sospeso quando AstraZeneca era uscito, e poi successivamente Johnson & Johnson riattivò lo studio andando poi in fase 3. Inoltre nessuno delle industrie farmaceutiche ebbe a stoppare il progetto per modificare in itinere il vaccino per proporli come vaccini di generazione successiva. Le aziende farmaceutiche hanno continuato a sviluppare e testare i loro vaccini come sostituti e concorrenti di AstraZeneca, perché altre aziende farmaceutiche hanno continuato a porsi come concorrenti di AstraZeneca, offrendo i loro prodotti ad un prezzo più alto. Come era possibile pensare di fare concorrenza ad AstraZeneca con prodotti con un prezzo più alto? Se AstraZeneca è un prezzo basso, ma altri concorrenti erano entrati nel mercato facendo concorrenza con un proprio vaccino che ebbe nel 2021 un prezzo più alto di AstraZeneca, forse era perché le aziende farmaceutiche concorrenti di AstraZeneca sapevano che il vaccino AstraZeneca costava poco, aveva un prezzo basso e valeva molto poco. Dunque, e qui